Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Vacanze finite? Ti manca già il mare? C'è una notizia che ti può consolare. Torna Buongiorno Marche. Dalle 7 del mattino, colazione in diretta con te. Rassegna stampa, news, siti internet, i tuoi SMS. E da quest'anno nuovi studi, concorsi e sorprese. Buongiorno, Buongiorno Marche. Inizia il buongiorno con noi. Il più cordiale saluto da ETG Edizione Marchigiana del nostro notiziario che ricordo va in onda in contemporanea sia sulle frequenze di ETV che di Radio Santa Music 99.100 in FM. Notizie che trovate tra l'altro aggiornate 24 ore su 24 oltre che su Facebook e su Twitter di ETV anche sul nostro sito ora inquadrato www.etvmarche.it. In apertura di questa edizione una notizia che trovate proprio in primo piano sul nostro sito: allarme neuroblastoma a Recanati, Monte Cassiano ed Appignano, 4 i bimbi colpiti. L'appello di un padre sconvolto che dice non può essere una coincidenza. Dunque allarme per questa forma di tumore rara. L'appello del papà di uno dei bimbi colpiti: serve che la politica faccia la sua parte. Questo è quello che chiedono i cittadini, ma anche due consiglieri regionali, Raffaele Bucciarelli ed Enzo Marangoni, per far luce sui troppi casi di neuroblastoma che si sono verificati nel comprensorio di Appignano, Recanati e Monte Cassiano. In un solo anno, il 2012, 4 casi accertati, 2 dei quali sono già costati la vita ad un bimbo di 3 anni appena e ad un bimbo di 7 anni. A fronte di un'incidenza nazionale di 130 casi l'anno, il sindaco di Appignano, Osvaldo Messi, ha deciso di commissionare uno studio epidemiologico all'ARPAM per capire se vi sia una corrispondenza tra l'insorgere della malattia e l'inquinamento. Lo studio dovrebbe iniziare verso novembre e concludersi a primavera. Ora l'idea è di coinvolgere anche la regione in modo che lo studio non rimanga confinato ma venga esteso a tutto il comprensorio. Torniamo invece ad Ascoli per lo sconcerto a seguito della morte di una ragazza di soli 22 anni deceduta all'ospedale Mazzoni. I familiari appena svegli si sono accorti ieri che la figlia non stava bene e hanno avvertito il 118. Giunti sul posto, i sanitari, resisi conto della gravità della situazione, hanno deciso di trasferire la ragazza al pronto soccorso, ma purtroppo tutti i tentativi di rianimarla sono risultati vani e il suo cuore ha cessato di battere. Incidente ieri nel popoloso quartiere del Piano San Lazzaro. Un camion della Nettezza Urbana si è scontrato contro una Fiat Punto che dopo l'urto è schizzata contro la vetrina di un negozio. In quel momento sul marciapiede transitava una donna che è stata colpita ed è ora ricoverata a Torrette, ma poteva andare molto peggio, è ferita e non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto davanti agli occhi di centinaia di persone. Mattinata difficile questa mattina sulla statale che collega Ancona a Falconara. In entrambe le direzioni segnalate code e disagi alla linea diretta del programma del mattino Buongiorno Marche. Anche questa news è quella qua, la trovate su www.etvmarche.it. Il primo messaggio tramite WhatsApp veniva da un telespettatore che ha assistito ad un incidente sotto la galleria del Montagnolo attorno alle 5.30. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per le persone coinvolte. Attorno alle 8 diversi SMS hanno invece segnalato rallentamenti verso l'ospedale Torrette per via di un tamponamento tra due auto. Fortunatamente anche in questo caso non ci sono state conseguenze gravi per gli automobilisti coinvolti. Subito dopo lo straordinario intervento per rimettere la Costa Concordia in assetto verticale, ieri è entrato in azione il nucleo subacqueo di San Benedetto. All'indomani del raddrizzamento della nave, a loro spetta il compito più delicato, è quello di scandagliare il fondale appena liberato dal fianco della mastodontica nave nel tentativo di individuare i corpi di Maria Grazia Trecarichi e dell'indiano Russell Rebello, rispettivamente passeggera e cameriere della Concordia, gli unici due ancora dispersi.
Ammonta a circa 90.000 euro il bottino di una rapina attorno alle 13 ieri alla filiale di Via Napoli della Tercas ad Ascoli Piceno. Due persone con una parrucca in testa sono entrate nella banca e, minacciando gli impiegati con un taglierino, si sono fatti consegnare i soldi delle casse del bancomat. Poi si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Un altro caso invece di stalking è emerso nel Fermano, sia pure a parti invertite. A molestare era una donna di Sant'Elpidio a Mare, 56enne operaia, che da mesi, nelle ore notturne, per motivi definiti abietti dai carabinieri, perseguitava con continue telefonate notturne un collega e compaesano 60enne. La stalker dovrà rispondere di molestie telefoniche. Le sigle sindacali delle Marche hanno organizzato per oggi una manifestazione di protesta con sit-in e volantinaggio in piazza Roma ad Ancona, nei pressi della Corte d'Appello, contro il riordino degli uffici giudiziari e il rischio caos. È evidente, affermano i sindacati, che non potremo arrenderci all'arretramento dello Stato e del sistema giudiziario del territorio. Ancora lavoro, la UGL ha inviato una lettera al ministro dello sviluppo economico Zanonato perché si impegni a trovare una soluzione rispetto alla crisi della Haemonetics, l'azienda di Ascoli Piceno che produce sacche per il plasma, che ha annunciato, lo ricordiamo, la messa in mobilità per oltre 180 dipendenti. Al ministro, spiega il sindacato, abbiamo chiesto un impegno non notarile ma concreto perché la fabbrica continui a produrre. Vacanze rovinate per almeno 6 famiglie che avevano scelto di trascorrere un periodo di riposo sulla Riviera delle Palme, scegliendo di alloggiare in un appartamento che era stato preso in affitto, prenotato online. Si tratta di una delle truffe più comuni degli ultimi anni anche a San Benedetto. Ora parliamo di femminicidio, contro il quale bisogna trovare un punto di incontro tra privati e istituzioni. Incontro questa mattina in prefettura a Macerata. C'eravamo anche noi. Insieme contro la violenza sulle donne. Questa mattina si è tenuto in prefettura a Macerata un tavolo interistituzionale per fare il punto della situazione. Nel corso dell'incontro presieduto dal prefetto Pietro Giardini, il procuratore della Repubblica di Macerata, Giovanni Giorgio, alla presenza dei vertici delle forze di polizia, ha illustrato i dati inerenti alla violenza sulle donne, che registrano nell'ultimo anno in provincia di Macerata un aumento preoccupante per diversi reati, dallo stalking al femminicidio, alla violenza in famiglia e di natura sessuale. Il tavolo ha affrontato quindi e approfondito, sia sotto il profilo giudiziario che sociale, alla luce anche delle recenti innovazioni normative, anche il tema dello stalking e dei maltrattamenti in famiglia, nonché dei reati in danno di minori, tutti in continuo aumento. Sono stati proposti, alla luce della discussione, approfondimenti della vasta problematica al fine di ottimizzare le numerose iniziative attualmente in atto. L'incontro a Palazzo del Governo ha visto la partecipazione anche dei delegati di Regione, Provincia, Comune ed ASUR di Macerata, Comune di Civitanova Marche e rappresentanti dello sportello Informa Donna. Un confronto per capire quali strumenti hanno a disposizione e quali progetti possono attuare insieme le istituzioni. Ora una breve pausa, tra poco per le ultime news, vi aspetto. Stai cercando le offerte migliori per la tua vacanza? Ma allora stai cercando Criluma. Chi? Criluma, la nuova agenzia viaggi di Ancona che ti riserva tante proposte a prezzi incredibili. Mare, montagna, crociere, enogastronomia, vacanze studio o di lavoro. Vieni a trovarci o prenota una consulenza a domicilio. Personale qualificato saprà consigliarti la soluzione perfetta per il tuo soggiorno. Inoltre sul nostro sito internet tante offerte sempre aggiornate. Nasce Criluma, cresce la voglia di vacanza. Siamo in via Sandro Totti 2 ad Ancona, maviaggi.com. Il tuo futuro è scritto nel miglior presente che riuscirai a realizzare. Scegli il corso di progettazione, design, marketing o per nautica da diporto e cantieristica. ITS Recanati per il Made in Italy nel mondo.
Scadenza 30 settembre 2013. Sport and Travel, Rotary Club Senigallia, LAV, Ministero dell'Istruzione presentano Passeggian Dog, passeggiata urbana di 4 km con cani di qualsiasi razza. Sabato 21 settembre con partenza dal Foro Annonario di Senigallia. Per l'occasione è iscrivervi a partire dalle 15.30 con partenza alle 16.30. I proventi verranno interamente devoluti alla GACI, l'associazione che si occupa delle adozioni dei levrieri allo scopo di salvarli da morte certa dopo una vita di corse e caccia. Ti aspettiamo sabato 21 settembre al Foro Annonario di Senigallia. Passeggian Dog. Hai meno di 16 anni? Hai finito la scuola media? Commetti sul tuo futuro lavorativo. Iscriviti al corso triennale per estetiste, finanziato dalla Regione Marche e dal Ministero del Lavoro e valido anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Inviaci la tua domanda o portala direttamente presso il nostro centro di formazione professionale, via Valdelli 23, Falconara. Per altre informazioni visita il nostro sito www.ialmarche.it. Ma ricorda, hai tempo solo fino al 24 settembre. TG Edizione Marchigiana, ben ritrovati in chiusura, la pagina sportiva, botteghini chiusi per tutti domenica al Del Conero, lo ha deciso il CASMS, prevendita dunque obbligatoria per tutti, anche per i tifosi dell'Ancona fino alle 19 di sabato. Intanto Capitan Biso, ex di turno, carica l'Ancona e dice vogliamo vincere, come sempre la partita sarà seguita e poi trasmessa in esclusiva su ETV. È tutto per questa edizione marchigiana di ETG, in studio Maurizio Socci, grazie e buon proseguimento con ETV e Center Music.